Ma buonasera. Come ho già annunciato, scusate il ritardo. Ma sapete, col carnevale, le vicissitudini familiari, anche piccoli brividi ha tardato. Vi assicuro che avete mandato, ma delle, non si dice, preziosità, delle cose così preziose. Per farmi andare avanti nei capitoli, io che mi sono messo un limite di 8, vediamo se ce la faccio a radunarle tutte, perché non voglio sminuire nessun elemento che mi avete mandato. La pipa. Distensore cerebrale. Pronti? Cominciamo? Sì, sono un po' disabile. Sempre vestita a modo giusto, ma oggi niente trucco. No, oggi la mia pelle respira. Ma non sono io la protagonista. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti, a seconda di quando mi ascoltate e da dove mi ascoltate. Ritorniamo al quinto capitolo di Tiabi, della nuova rubrica di Tiabi. Pronti? Via! Ovviamente ho tutti i vostri appunti, che ovviamente io so a memoria perché la storia la stiamo costruendo insieme, insieme, anche se ripeto sempre che siete modelli. Scrivete nei commenti, ma io posso immaginare perché non lo fate, anzi, a dire il vero. Tanti di voi me l'hanno detto perché avete paura che vi rubino le idee. Comunque va bene così per questa volta, non vi preoccupate. Allora, guardiamo anche un pochino l'albumino qui, il diarietto di bordo, come Sami, ok? E ripartiamo, ripartiamo, tranquilli. Allora, solo un secondo che ti abbi neanche un po' stanca, ma... Chi è genitore sa che hai figli a casa. Quindi, un po' di pazienza. Ecco la tosse di Tiabi pure, la metteremo nella cronologia poi finale. Peraltro, Tiabi è super, super elegante. Per far che? Fa niente, insomma, è elegante. Allora, dai, su, bando alle ciance. Siamo arrivati. Insomma, Ron è sparito. Sto povero ragazzo è sparito. E la direzione che doveva dare esiti di questa ipotetica copiatura dell'esame, peraltro, che si prende più di un giorno, ma ben tre. Non fa sapere più niente, il wifi non va, quindi tutti gli studenti che vogliono comunicare con le famiglie non lo possono fare, siamo rimasti qui, assolutamente sì. E insomma, Sami, quando si è svegliata la nostra protagonista, si è svegliata un pochettino, era purtroppo troppo tardi, l'ultima notte di Ron, e non fece in tempo. Ci ricordiamo, no? Per chi non si ricorda, vado a vedere indietro. Però, l'indomani, dalla scomparsa di Ron, Sami, alla mente le venne un déjà vu, diciamo così, insomma, un pensiero. Notò che c'era un simbolo che aveva già visto, sia addosso a Ruby, che è la prossima, probabilmente ve l'ho già accennato nel capitolo precedente, ma comunque facciamo un ripasso, quindi non fa fatica. Questa, chiamiamola clessidra, in una parte in alto nera, colorata di nero,
e sotto di bianco. Semi notò subito questa cosa qui. Bene, detto ciò, cosa succede? Che visto che la prima notte dove Ruby aveva confessato a Sami di avere gli incubi uguali a Ron non è andata a buon fine poiché le è caduta la torcia, vi ricordate? Quindi questa, chiamiamola infermiera, ha sentito rumori, tornato indietro e Sami è dovuta scappare dalla sua stanza e quindi non abbiamo risolto una cioppina. Lei però si fa più furba. Accidenti, sì, si fa più furba perché col fatto che ricordava quella che sfida disegnata sul polso di Ruby e sia chissà da quale altre parti non riusciva proprio a localizzarla, però sapeva che aveva già visto questa clessidra. Quindi c'era qualcosa di più profondo dietro. In più, di nuovo, la commissione, come avevo accennato, lasciò perdere tutto nel nulla, tutto nel nulla, tutto nel nulla. Ma Sami non è una che lascia perdere le cose. Quindi, la terza notte, quindi l'ultima notte, perché dopo 3 giorni sparivano tutti, tutti, o meglio, Ron, quindi Sami sapeva che era la sua ultima notte a disposizione, riuscì a seguire Ruby con molte difficoltà, vi assicuro, molte, molte difficoltà, moltissime difficoltà. E anche perché mentre la segue per i corridoi che poi vanno giù per un ascensore dove vede spia da fuori perché tanto Ruby è tipo sonnambula, non vede Sami che la segue, ok? Però Sami vede che schiaccia dei tasti in particolare dell'ascensore. E questo Ruby lo tiene a mente, Ruby sente a tutto, ripeto, è la più furba di tutti, la più scaltra. Detto questo, riesce a seguirla l'ultima sera, fino a quel corridoio che la porta a stare in segreto, in disparte, in ogni angolo, con la minima attenzione, perché compaiono migliaia di, chiamiamoli infermieri, inservienti, non lo so, non lo so, dove accompagnano la povera Ruby in una stanza. In questa stanza è una sala operatoria. Ruby, ahimè, ragazzi, ve lo devo dire, è arrivata, sì, a seguire Ruby. Sami, ma è arrivata anche a guardare dove vengono portati questi ragazzi come Ron e Ruby. Sembra una sala operatoria, ci sono i neon fortissimi, c'è il lettino, ci sono le cose, i vari strumenti chirurgici. Ma nello stesso tempo ci sono delle ampolle di vetro piene di organi di chissà chi. E chissà perché, visto questo, Sami sviene. Sviene. Si riprende il mattino dopo. Le suona la sveglia. Qualcuno gli ha puntato la sveglia sul telefonino. Perché non l'ha fatto lei, è una molto precisa, la vuole fare sera per sera a secondo di quello che svolge la serata prima. E invece qualcuno gli ha puntato la sveglia. Niente mai successo. Niente mai successo. Sam è scossa, molto scossa. Davvero.
Però penso, ma magari è stato un sogno, magari le mie riflessioni mi hanno portata, no, a sognare queste cose qua. Ebbene, no, ragazzi, perché quando è svenuta e si è ritrovata nella propria stanza, questo voleva farle pensare. Ma io ripeto ancora, Sami è la più scaltra di tutti. Il bello sta arrivando, ragazzi miei, perché come Ron, la commissione, ripeto, fu silente e Ruby scomparve. Dalla scomparizione di Ruby, Sami non si poté dare pace, anzi, si diede dei sensi di colpa incredibili che non meritava, perché lei aveva fatto di tutto per capire e salvare i suoi amici, cosa che non le fu possibile. Ovviamente le tornò in testa quel simbolo di clessidra che avevano, insomma, aveva notato su Ruby e forse anche da qualche altra parte quando Ron stava per sparire. Fece una grossa decisione, ragazzi. Sami, sì. Quella notte Sami si intrufolò nell'ufficio del preside, signor Brina. Aprì lo schedario. Iniziò a rovistare e trovò diversi raccoglitori con su il simbolo della clessidra. Ne fece man bassa, se li portò con sé, in modo da studiarli. Sami iniziò ad avere davvero paura. Intanto io controllo, guardate. I nostri aiuti, anche se figuriamoci. Arrivò nel suo alloggio. Nessuno l'aveva scoperta. Non sapeva neanche come avesse fatto ad aprire la porta di quella stanza. Arrivò nel suo alloggio, aprì i raccoglitori. Le cose che scoprì Sami furono impressionanti, soprattutto per lei. Tutti gli allievi, ammessi alla borsa di studio, che vinsero la borsa di studio, quindi ammessi al campus di Orland, erano tutti in un coinvolgimento un po' strano, che adesso io vi svelerò, ovviamente. Tutti quelli segnati, ovvero tutti presenti in quel campus, da una clessidra che fosse disegnata su un polso, o dietro la nuca, o per scherzo sull'orecchio, o sulla mano per un altro scherzo, insomma, erano quelli segnati giusti per andare immediatamente. Era una clessidra quel simbolo, una clessidra. Loro erano doverosi nel tempo in scadenza, quindi da nero in scadenza, per aiutare il famoso Frankenstein che stavano costruendo. Dicerie? Non dicerie, per il momento sembra che le dicerie invece siano abbastanza veritiere, giusto? Ok. Adesso io non voglio svelarvi più di tanto, Comunque, Sami è entrata appunto nel refettorio, nella direzione, per capirci, e ha trovato questi raccoglitori con questo simbolo di clessidra e fatto man bassa, l'ha portata in stanza nel suo alloggio.
per guardarli con calma. E ahimè, ragazzi miei, ha scoperto l'amara verità. In realtà sono un po' titubante se dirvela tutta insieme o su di vederla, no. Ve le dirò in pezzettino per volta, va? Che meglio. Perché può essere una batosta per i vostri ragazzotti, no? Allora, vi dico innanzitutto che Sami, da tutte le cartelle, i referti, le cose portate dentro stanza, dentro il suo alloggio, per il momento che ha trovato, risulta che i ragazzi segnati da quel, chiamiamolo tatuaggio di clessidra, chiamiamolo così, vuol dire che erano quelli pronti per fare da cambi al nuovo Frankenstein, ok? Per fare da pezzi di ricambio. E quindi Sammy già un po' si spaventa, inizia a pensare: oh, santa Poletta, allora questa storia che stanno creando un Frankenstein è vera, no? Il problema arriva poi dopo, che Sammy, leggendo le cartelle prese dentro, diciamo, all'ufficio del signor Brina, prese, da, diciamo così, ne ha presa qualcuno in più, qualcuna in più, quelle proprio giuste, vi ho detto che è la più scaltra di tutte. Quindi viene a scoprire che il governo, aiutandosi appunto con i RIS di Roma, eccetera, e aveva pronta una nuova arma diabolica contro probabili future guerre internazionali, ahimè. Era proprio nuovo Frankenstein. E i ragazzi che sono al campus di Oriland, sono tutti segnati e programmati dalla nascita. E vi dico anche che non è un caso fortuito che i genitori di questi ragazzi lavorino tutti nello stesso laboratorio che collabora quei RIS di Roma, dove il governo annuncia di avere una nuova arma imbattibile. Quindi, dico io, vorrei tanto svelarvi il seguito, ma ci vediamo settimana prossima. Quindi, dico io, anzi, vado a vedere per sicurezza. Anzi, qualcosina in più ve la voglio dire, va? Aprendo queste pratiche, come vi ho accennato, Sami scopre appunto che il Frankenstein, tanto nominato e deriso nei vari istituti, è lei. Ma scopre anche che tutti gli altri ragazzi dell'istituto, se non ve l'ho già detto, scusatemi, ma sono tante le cose che devo dire, quindi potrei sbagliarmi, ma sono stati rapiti alla nascita nell'ospedale appena partoriti e dati a qualcuno dei lavoratori dei laboratori, dei chimici dei laboratori, che stavano appunto lavorando per continuare a mantenere in vita Sami. La clessidra su ognuno di loro vuol dire che Sami, i pezzi, il viso, la pelle, la cute, i capelli,
erano in scadenza, andavano cambiati. Quindi sul ricambio andava segnata la clessidra per poi applicarla. Tutto questo Sam non lo sapeva, non ricordava, fino a quando appunto, come vi ho raccontato, inizia a avere dei flashback, l'agitazione e tante cose sviene. Ma anche tutti questi ragazzi qua non si sono più messi in contatto con le famiglie. Il wifi non andava. Sono tutti piccolini, appena nati, rubati da un ospedale. Dopo un'attenta, attentissima selezione da parte di chi lavorava nei laboratori del governo. Quindi, tutta questa farsa serviva, servita e servirà solo per mantenere Sami in perfette condizioni, perché era l'arma più forte nascosta che aveva il governo. Quindi Sami ha scoperto tutto, dicevamo. Scusate, io poi ho fatto un pre di nuovo per rimettervi un attimo, perché la situazione è sicuramente scioccante. Quindi, ora che Sami sa tutto, cosa farà? Cosa farà? Ora che Sammy sa tutto, vorrà salvare i suoi amici? Perché tutti quelli, è palese che tutti quelli che sono incaricati lì, messi lì, sono per darle la pelle nuova, capelli nuovi, occhi nuovi, denti nuovi, non so quale, che altro. È quello. E Sammy deciderà di salvare i suoi amici o di salvare se stessa. Io ho già buttato un inizio del sesto capitolo, ma mai lo programmerò, lo pubblicherò senza i soliti vostri commenti. Scrivete qui in basso nei commenti, lasciate un mi piace e sono pronta a fare di tutto voi, il mio e il nostro. Baciatina.